Ciao a tutti cari amici di Alte Montagne e ben ritrovati nel canale a questo nuovo video. Oggi mi trovo qui a Zoppé di Cadore e andrò a svolgere assieme ad Enrico e a Mattia un trek invernale fino al Rifugio Venezia. Bene, non ci resta che iniziare con il nostro motto, zaino in spalla, passo deciso, sicuro e prudenza, sempre. Se il video vi piace mettete un like, lasciate un commento e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Eccoci qua, dopo circa 40 minuti dalla partenza, 35-40 minuti, abbiamo raggiunto un bivio a località Le Fraine a 1584, dove c'è uno svincolo o per il rifugio Venezia o per il rifugio Talamini. Ok, abbiamo seguito la deviazione a sinistra e adesso siamo entrati nel bosco e seguiamo il sentiero 493 493 per il rifugio Venezia. La neve è bella compatta, il sentiero per il momento è tracciato bene, non ci sono problemi. Se dovesse presentarsi un po' troppo ghiacciato, abbiamo subito a nostra disposizione i ramponcini.
abbiamo appena passato un altro bivio del sentiero 493 che conduce con un altro percorso al rifugio Talamini, e noi invece proseguiamo sempre in direzione Casera Rutorto, rifugio Venezia. Siamo a circa 1670-1680 metri sul livello del mare. La giornata è stupenda, ci sono circa 4-5 gradi abbondanti anche, ma credo che durante la giornata si salirà. Ed ecco la valle del Boite e il monte Antelao. Al ritorno abbiamo deciso di fare il famoso giro all'anello che ci eravamo promessi, quindi adesso prendiamo il sentiero 471 che ci porterà direttamente a Zappè di Cadore, dove abbiamo parcheggiato la macchina. Quindi lasciamo la mulattiera e prendiamo il sentiero 471.